79, certo. 79. 79. Perché voi siete di che anno? Del 1929. 29. E quando c'era la seconda? Sono nato qua, a via Enrico Albino. Che prima, quando voi nasceste, era campagna. Tutto campagna, perché io ero Valerio Valanzini, perché Mio parente, il mio zio, venivo a carretto con cavallo. Io andavo con lui quando ero ragazzo al mercato a prendere la verdura, la frutta e accompagnare. Tenevano cavalli anche, io chiamavo cavalli Don Chisciotte, perché noi eravamo a mangiare circa così. Signor Leone, ma voi durante la Seconda Guerra Mondiale quanti anni avevate? Io ho fatto 3-4 giorni. Lo so questo. Avevo nel 43 avevo 13 anni. 13 anni. Ma che cosa successe in quel momento? È che se tutta la panata come cosa successe che l'Italia perse la guerra, no? E i tedeschi iniziarono a ritirarsi, no? E durante questa ritirata... Nel ritirarsi facevano i saccheggi, il rastrellamento, accompagnati dai fascisti, andava casa per casa e si pigliava i giovani e portarseli in Germania. Certo. Allora però quanti tedeschi facevano i saccheggi? Si pigliavano... Dove stavano i saccheggi, là stavo io, perché io stavo sempre in mezzo alla strada. Comunque, saccheggiarono la fabbrica di tabacco. Io mi trovavo là, una fabbrica di Ciron, fabbrica di porcellana. Di Capodimonte. Io mi pigliai uno servizio da te. Lo portai a casa e mio padre lo vendette perché costava, era roba che costava. C'era la fame, questo era, c'era la fame. Questo era un modo anche per recuperare. E per fame poi. Quando poi salì al Vomero, i tedeschi aprirono un deposito fascista, che ci stavano tutte, come si chiamano, raccolte da tutte, come si dice, che roba che dovevo mandarle in Africa. Ah. E ci stava baccalà secco, farina, da che erano, avevo 13 anni, già faceva a portare tutta quella roba pesante. Entrai, cercava di trovare qualcosa, una specie come la fabbrica in Ginovra. Alla fine siamo tutte cose spassate, i tedeschi se vogliamo il meglio e se ne andava. Allora io qua, entrai e vidi un materasso. Un materasso di lana, io non avevo mai visto un materasso di lana. Un materasso di lana? Di lana. Nuovo proprio. Dato che a casa mi tenevano i materassi e il breglio, no? Quindi, mi tiro piano piano sto materasso fuori. Dato che c'era uno spiazzo, appena uscì fuori il tedesco mi mise il fucile in petto, con le spalle a muro. E strillava, capito? Io lo capivo, nel senso che il materasso era su. Allora nel frattempo lui abbassò il viso e mi uscì il sangue dal piede perché erano tutte le bottiglie rotte, come mi ha bello. Stava anche di bottiglie di liquore, di vino e come. E mi avevo tagliato il piede. E strillava ancora. Nel frattempo uscì uno dell'Umba, perché ci stavano a vedere dell'Umba, faceva una parte
quando ci stavano gli oscuramenti a compagnia bene. Con una cassa di liquore. Il tedesco lo vide. Si girò e disse vicino a quella, a questo signore di mettere la cassa a terra. Mentre si girò a fermare a questo, io me ne scappai. Questo è uno, diciamo, dei tanti, è uno episodi, dei tanti episodi, certo, certo. Ce ne sono tanti, perché poi io ho scelto il primo libro, Ma in sorriso, al titolo, che parla della resistenza e delle quattro giornate di Napoli. In quelle quattro giornate Napoli seppe resistere come città, come popolazione, no? Ma fatta questo, dopo i saccheggi, che poi gli adesso facevano dire estremamente, perché che facevano? Quando entravano nella gente, ti facevano entrare, però quando uscivano, se ci stavano